Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Sembra incredibile, ma già siamo a settembre. Oggi è il venerdì 3 di settembre della 2021. Noi siamo qui perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano e ti voglio accompagnare durante questa lettura della parola del nostro Signore. Noi abbiamo incominciato questa settimana il libro di Primo Cronache e durante questo venerdì noi leggeremo due capitoli, capitolo 4 e il capitolo 5 di Primo Cronache. E quindi leggiamo la parola del nostro Signore. Lasciamo questa parola entrare nella nostra vita. Primo Cronache, capitolo 4, parola del Signore. I figli di Giuda furono Peres, Chesrom, Carmi, Cur e Sobal. Reaia, figlio di Sobal, generò Yaat. Yaat generò Ahumai e Laad. Queste sono le famiglie dei Soratei. Questi furono i discendenti del padre di Etam, Israel, Isma e Ibnas. La loro sorella si chiamava Azelepone. Penuel fu padre di Gedor ed Ezer padre di Cusa. Questi sono i figli di Cur, primogenito di Efrata, padre di Betleme. Azur, padre di Tecoa, ebbe due mogli, Chelea e Naara. Naara gli partorì a Uzama, Kefer, Temeni e Aastari. Questi sono i figli di Naara. I figli di Chelea furono Seret, Ie, Socar e Etnan. Cos generò Anub, Assobeba e le famiglie di Arel, figli di Aruma. Iabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Iabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Iabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Chelub, fratello di Suca, generò Meir, che fu padre di Eston. Eston generò Bet-Rafa, Pazea e Tenea, padre di Ir-Naas. Questa è la gente di Reca. I figli di Kenas furono Otiniel e Seraia, figli di Otiniel. Furono Catat e Meonotai. Meonotai generò Ofra. Seraia generò Joab, padre degli abitanti della valle degli artigiani, perché erano artigiani. I figli di Caleb, figlio di Geftune, furono Eru, Ella e Naam. I figli di Ella e Kenas. I figli di Elaleel furono Zif, Zifa, Tiria e Azareel. I figli di Ezra furono Yeter, Mered, Efer e Ialon. La moglie di Mereb partorì Miriam, Samai e Isba, padre di Estimoa. L'altra sua moglie, la Giudea, partorì Yered, padre di Gedor, Eber, padre di Soco e Iecutiel, padre di Zanoa. Quelli nominati prima erano figli di Bitia, figli di del faraone, che Mereb aveva presa in moglie. I figli della moglie di Odia, sorella di Naam, furono il padre di Keila e il Garmeo, di Estmoa, il Maacateo. I figli di Simon furono Amnon, Rinna, Benanan, Tilon. I figli di Isi furono Zoset e Benzoet. I figli di Sela, figlio di Giuda, furono Er, padre di Leca, Ladra, madre di Mar-Resa, le famiglie della casa dove si lavora il bisso di Bet-Asbea, Joachima e la gente di Coseba, Joas e Zaraf, che dominarono Moab, e Iazubi-Leem, ma queste sono cose d'antica data. Erano dei vasai e stavano a Netaim, a Gedera, e stavano là presso il re per lavorare al suo servizio. I figli di Simeone furono Nemuel,
Yamin, Irabi, Zera, Saul, que ebbe per figlio Salum, che ebbe per figlio Mibzan, che ebbe per figlio Misma. Il figlio di Misma fu Amuel, che ebbe per figlio Zakur, che ebbe per figlio Simei. Simei ebbe 16 figli e 6 figlie, ma i suoi fratelli non ebbero molti figli, e le loro famiglie non si moltiplicarono quanto quelle dei figli di Giuda. Si stabilirono a Beer-Seba, a Molad, ad Azar-Su'al, a Bila, a Ezem, a Tolad, a Betuel, a Korma, a Siklag, a Bet-Markabot, ad Azuzim, a Bet-Biri e a Saarim. Queste furono le città fino al regno di Davide. Avevano pure i villaggi di Etam, Aim, Rimom, Token e Asan, 5 città. E tutti i villaggi che erano nei dintorni di quelle città fino a Baal. Queste furono le loro sedi e le loro genealogie. Mesobab, Yamlek, Yosa, figlio di Amazia, Yoel, Yeu, figlio di Iosibia, figlio di Seraia, figlio di Aziel, Elioenai, Jacoba, Iezoaia, Azaia, Adiel, Iezimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Iedaia, filho de Simri, filho de Semaia. Questi uomini, enumerati per nome, erano capi nelle loro famiglie, e le loro case patriarcali si accrebbero molto. Andarono dal lato di Gedor fino a oriente della valle in cerca di pascoli per i loro bestiame. Trovarono pascoli grassi e buoni e un paese vasto, quieto e tranquillo, poiché quelli che lo abitavano prima erano discendenti di Cam. Questi uomini, ricordati più sopra per nome, giunsero al tempo di Ezechia, re di Giuda, fecero manbassa sulle loro tende e sui maoniti che si trovavano là, e li votarono allo sterminio fino a oggi, poi si stabilirono laggiù al posto di quelli, cioè, che c'erano pascoli per il bestiame. Una parte di questi figli di Simeone, 500 uomini, andarono verso il monte Seir sotto la guida di Pelatia, Nearia, Sefaia ed Uziel, figlio di Isi. Distrussero gli Amalechiti, superstiti, e si stabilirono in quel luogo dove sono rimasti fino ad oggi. Parola del Signore, Primo Cronache, capitolo 5. I figli di Ruben, primogenito di Israele, egli era il primogenito, ma siccome profanò il letto di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figli di Giuseppe, figlio di Israele. Tuttavia, Giuseppe non fu scritto nelle genealogie come primogenito, perché Giuda ebbe la prevalenza tra i suoi fratelli, e da lui è disceso il principe, ma il diritto di primogenitura appartiene a Giuseppe. I figli di Ruben, primogenito di Israele, furono Canoc, Pallu, Chesron e Carmi. Il figlio di Ioel fu Semaia, che ebbe per figlio Gog, che ebbe per figlio Simei, che ebbe per figlio Mica, che ebbe per figlio Reaia, che ebbe per figlio Baal, e che ebbe per figlio Beera, che Tigat Pilneser, re di Assiria, deportò. Egli era capo dei Rubiniti. I fratelli di Beera, secondo le loro famiglie, come sono scritti nelle genealogie, secondo le loro generazioni, furono il primo Ieiel, poi Zaccaria, poi Bela, figlio di Azaz, figlio di Sema, figlio di Ioel. Bela risiedeva da Aroer
e se estendeva fino a Nebo, a Baal, Meon. A oriente occupava il paese dal fiume Eufrate fino all'entrata del deserto perché aveva una gran quantità di bestiame nel paese di Galaad. A tempo di Saul, i discendenti di Bela mosero guerra agli Agareni, che caddero nelle loro mani, e quelli si stabilirono nelle loro tende su tutto il lato orientale di Galaad. I figli di Gad abitavano di fronte a loro nel paese di Basan fino a Salca. Joel fu il primo, Safam e il secondo, poi Ianai e Safat in Basan. I loro fratelli, secondo le loro case patriarcali, furono Micael, Mesulam, Seba, Iorai, Yacan, Zia ed Eber, sette in tutto. Essi erano figli di Abi-Ail, figlio di Uri, figlio di Iaroa, figlio di Galad, figlio di Micael, figlio di Iezizai, figlio di Iado, figlio di Butz, Ael-Ai, figlio di Abdiel, figlio di Guni, era capo della loro casa patriarcale. Abitavano nel paese di Galad e di Basan, e nelle città ne dipendevano in tutti i pascoli di Saron fino ai loro estremi limiti. Tutti furono iscritti nelle genealogie al tempo di Joatam, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, re di Israele. I figli di Ruben, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse avevano uomini coraggiosi che portavano scudo e spada, tiravano d'arco ed erano addestrati alla guerra, in numero di 44.760, capaci di combattere. Essi mossero guerra agli Agareni, a Yetur, a Nafis e a Nodab. Furono soccorsi combattendo contro di loro, e gli Agareni e tutti quelli che erano con essi furono dati loro nelle mani, perché durante il combattimento essi gridavano a Dio, che li esaudì perché avevano confidato in Lui. Essi presero il bestiame di 50.000 camelli, 250.000 pecore, 2.000 asini e 100.000 persone. Molti ne caddero uccisi, perché quella guerra proveniva da Dio, e si stabilirono nel luogo dove quelli fino alla deportazione. E i figli di mezza tribù di Manasse abitarono anche essi in quel paese, da Basan fino a Baal Ermon e a Senir e al monte Ermon. Erano numerosi. E questi sono i capi delle loro case patriarcali: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Geremia, Odaiva, Iadiel, uomini forti e valorosi, di grande notorietà, capi delle loro case patriarcali, ma furono infedeli al Dio dei loro padri e si prostituirono andando dietro agli dei dei popoli del paese che Dio aveva distrutti davanti a loro. Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul, re di Assiria, e lo spirito di Tiglat-Pilneser, re di Assiria. Di Tiglat-Pilneser deportò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse, e li condusse a Galak, a Cabor, ad Ara e presso il fiume di Gozan, dove sono rimasti fino ad oggi. Parola del nostro Signore. Io ringrazio Dio perché noi possiamo e dobbiamo leggere la sua parola. Io ti auguro un fine settimana benedetto. Ti invito anche a partecipare con noi domenica alla celebrazione al Signore. Bibbia, preghiera e comunione fraterna, la vitamina BPC che non manca nella nostra vita. E la nostra chiesa, sia Cesena e Rimini, ti vogliono accogliere nel nome di Gesù. A Cesena, noi siamo in via Romagna 268, la celebrazione è sempre alle ore 10:30. E a Rimini, in via Cesare Pavese numero 8, sempre alle ore 10:30. Ti aspettiamo perché noi possiamo celebrare il Signore insieme e tu possa lasciare la parola di Dio entrare nella tua vita, lasciare il Signore trasformare il tuo cuore
nel nome di Gesù. Io ti do un forte abbraccio, forte forte, mi auguro nel nome di Cristo Gesù che ci possiamo vedere questa domenica e poi successivamente, se il Signore così vorrà, anche lunedì, sia per Alba Nuova alle 7 del mattino, sia dopo a mezzogiorno con la lettura della parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Cristo Gesù. Metti un like e condividi!